Allora le persone dicono, vabbè, ma lui ha la profumeria, vabbè, ma lui esce nei boss delle cerimonie, vabbè, ma lui sta al castello delle cerimonie, vabbè, ma vabbè, io ho già faticato. Io sono un papà che ha bisogno di dimostrare ai propri figli che se ci stanno delle problematiche, dei muri, bisogna gettare il muro a terra. Dall'inizio della pandemia ad oggi la mia vita è cambiata perché purtroppo, essendo la struttura chiusa, perché una volta è zona rossa, una volta per un focolaio, una volta perché c'è stato il lockdown, diciamo che noi stiamo a casa, abbiamo quasi totalmente distrutto i divani. Io ho un nucleo familiare che siamo in cinque, quindi in un certo senso ci costa almeno i 500 euro al mese solo di spese per mangiare e poi tutte le utenze. Abbiamo iniziato ad avere la sofferenza legata ai discorsi, per esempio, economici, nel senso che ci siamo resi conto che il nostro salvadanaio, tra virgolette, iniziava a venir meno. E abbiamo dovuto iniziare a guardarci intorno per chiedere aiuto. E sta cosa, dopo che abbiamo realizzato questa cosa, abbiamo dovuto fare anche un grande lavoro introspettivo per capire a chi rivolgerci. Io mi sono sentito così, delle briciole di pietre, perché la mia fisicità ha anche un supporto dietro, nel senso che vedere questo mone grande che a volte si spegne, principalmente negli occhi, e si rompe la voce, non è bello. E tu queste cose le vivi quando, per esempio, ti viene meno il terreno sotto i piedi. Io non ho avuto vergogna quando mi sono trovato in difficoltà di chiedere i buoni spesa al comune di Gragnano. E non ti nascondo che era il 23 dicembre. Io nel mio frigo c'avevo due bottiglie d'acqua. Sono andato a comprare il cenone di Natale. Abbiamo fatto Natale e Santo Stefano, grazie a quel supporto che ci ha dato il comune. Io ora vedo ancora il mare fermo, non vedo mareggiate. Diciamo che io ho timore e preoccupazione che quest'anno sarà uguale all'anno scorso. Ciò significa lavorare un mese, lavorare 2 mesi. Ma chi come me, per esempio, si sta portando indietro alle spalle un anno di stop, io ho debiti da pagare. Ho chiesto, mi sono mosso, ho provato a chiedere tra le mie conoscenze, però purtroppo la realtà è che ognuno sta vivendo la propria battaglia. E ho notato che purtroppo con tanto affetto e tanta stima e tanto amore fraterno, mi è stato detto, Davide, sai, ho dei dipendenti a cassa integrale, integrazione. Davide, sai, ho dovuto licenziare dei dipendenti. Davide, sai, non stiamo mettendo i dipendenti in cassa integrazione, però li stiamo mettendo a fare i lavori più umili pur di non farli stare a casa. Sai, Davide, sai, Davide, sai, Davide, io ho bisogno di portare il risultato a casa. I miei figli mi guardano, mi osservano. Sto da un anno seduto sul divano, in attesa di aspettare che si apri di nuovo quello che è il nostro lavoro. Non è più tempo di aspettare. Oggi come oggi posso pure dirti, ok, sai che c'è di nuovo? Io non ho paura di cosa affronterò domani. L'importante è che io troverò la possibilità di andare a lavorare. Non ho paura, a 53 anni non mi spaventa più niente. Mi spaventa quando i miei figli mi guardano e mi vedono spento. Quello mi spaventa. Allora le persone dicono, vabbè, ma lui ha la profumeria, vabbè, ma lui esce nei boss delle cerimonie, vabbè, ma lui sta al castello delle cerimonie, vabbè, ma vabbè, io ho già faticato.